Ora sbloccare subito le assunzioni. Il primo effetto del decreto Calabria convertito in legge 2 giorni fa deve essere questo. Per farlo però bisogna pensare un percorso di risanamento importante. Di questo si è discusso ieri in un incontro tra il commissario Cotticelli, direttore generale del Dipartimento Salute Belcastro e i componenti dei sindacati. C'erano Luciana Giordano, segretario generale della CISR FP, Elio Bartoletti, che guida la segreteria della UIL FPL, e Alessandra Baldari, segretario generale CGL FP. Nell'incontro in primo luogo è stata stabilita l'assoluta necessità di prorogare i contratti fino al 31 dicembre per tutti i tempi determinati in scadenza. Questo riguarda moltissimi OSS e infermieri in tutta la regione. La situazione è meno tranquilla in questo momento è a Cosenza, dove i tempo determinato sono in scadenza per la fine del mese. Dall'altra parte bisognerà procedere alle assunzioni.